come possiamo utilizzare Blackmagic per poi andare a fare una colorazione, ok, color grading, utilizzando i preset roots. Ci sono due modalità, ovviamente, Blackmagic. La prima è colorare a monte il filmato, imprimendo, ok, scrivendo sopra il filmato la colorazione stessa importata in Blackmagic. Se no, possiamo solo vederla a video e poi, ovviamente, nel nostro programma preferito, fare la colorazione dopo in post produzione. La prima modalità è quella di registrare la LUTs contemporanea al filmato, cioè registrandola col filmato, ok, in tempo reale, poi non dà la possibilità in post produzione di andare a applicare un altro preset, ok? Ci dobbiamo tenere quello che abbiamo ovviamente registrato. Perché si può registrare? Perché si può utilizzare questo modo? Sicuramente per fare un reel, per fare un video al volo, ok? Ma non per un video che poi ha bisogno di un'altra colorazione in post-produzione. È meglio utilizzare sempre solo le modalità video se volete avere un preview. Bene, ci sono ovviamente altre modalità. C'è la modalità Apple Log, che è esclusiva per gli iPhone 15, visto che Blackmagic non ha la modalità log per gli altri iPhone, come Filmi Pro, che ovviamente è il V2, è V-Log, il Log 2, il Log 3. Qui non esiste, ok? Abbiamo gli altri spazi colori che sono 709, eccetera, eccetera. Bene, andiamo a vedere le modalità, ovviamente, che sono riservate al mio iPhone 13 standard, e poi ovviamente chi avrà ovviamente l'iPhone 15 potrà andare a utilizzare l'Apple Log, ma ve lo faccio vedere ovviamente nella schermata dove apparirà al posto ovviamente giusto, anche se non ce l'ho. Bene ragazzi, detto questo, iscrivetevi tutti quanti, vai, tutti quanti in massa, tutti come cavalli, al canale, e poi se volete azionate anche la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Bene, andiamo a vedere di cosa si tratta e scopriamo come registrare già anche colorati i nostri filmati. Prima di registrare un filmato, oltre a tutte le varie operazioni che riguardano la risoluzione, il frame per secondo, il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, tutto quello che è, dobbiamo andare a fare i conti con l'opzione ovviamente LUTs. E a questo punto cosa vogliamo fare? Vogliamo imprimerlo direttamente sul filmato, vederlo in preview? Cosa vogliamo fare? E che ne sappiamo? Questo dobbiamo farlo dopo. Prima di tutto dobbiamo andare a vedere lo spazio colore. Come vedete qui, in iPhone 13, ma questo è fino al 14 Pro Max, abbiamo questi tre spazi colore. Non abbiamo lo spazio colore che invece, adesso guardate col tasto, che abbiamo nel 15 Pro. Infatti questa schermata è proprio quella che riguarda il 15 Pro. Ok, quindi abbiamo praticamente anche l'Apple Log, HDR Log. Quindi non possiamo utilizzare preset log, nati per il log, su iPhone, diciamo, che non siano il 15, ok? Quello 15 Pro, ok, poi. Perché non abbiamo il filmato grezzo, alla fine dei conti. Non visualizzeremo mai il file grezzo, il filmato grezzo, come succede su Filmic Pro quando mettete flat, vlog 2, vlog 3. Quindi dobbiamo andare per forza in questa colorazione 609, perché adesso vi faccio vedere ovviamente i preset che caricheremo. Bene, dopo questa precisazione andiamo giù e andiamo in LUTs. Qui è un po' cambiata la storia, ma l'abbiamo già vista, abbiamo le due due voci che importano ovviamente i nostri preset, e abbiamo due voci anche qui. La prima è praticamente quella che fa vedere a schermo il nostro LUTs, e questa ovviamente è quella che poi registrerà, ok, il LUTs sul nostro filmato. Mentre la prima è ovviamente disponibile nelle impostazioni, la seconda dovete metterla manualmente da questo menu. Come si fa a importare un preset? Ovviamente si deve andare su questa voce qua, che è questa, LUT Selection,
Ecco, una cosa che abbiamo qua sotto, vedete, abbiamo anche la possibilità di andare a cambiare lo spazio colore. Lo spazio colore, ovviamente, questa voce qua rimane nelle impostazioni come abbiamo messo, mentre qui possiamo decidere di cambiare lo spazio colore in modo diverso. Non si sa come mai, comunque, vabbè, così. Quindi, LUT Selection, vedete, io già ho importato dei LUTs, già selezionato uno, ok, lo vedete dalla spunta, che okay, è spuntato, e quindi è questo che verrà sia registrato, se vogliamo, che visto a display. Ma possiamo andarne a importarne altri. Possiamo andare a importare, ok, LUTs, la voce importa, andiamo, ecco, questa qua è proprio la... diciamo la cartella di Blackmagic Camera, ok, con tutti i LUTs che poi io ho importato, quindi possiamo andarli a cancellare anche manualmente, perché non supporta la cancellazione multipla, va bene. Io vado in download, adesso non in download ma nei preferiti, vedete, ho messo qua Cinematic, perché vi voglio far vedere questo. Vedete che esistono due cartelle qua, ok? La prima è 709, la seconda log, quindi ci facciamo una... non la vedete perché ci sono io davanti, ecco, adesso ve la faccio vedere meglio, aspettate, ok, vedete, allora c'è una che è scritta con log e l'altra 709, quindi cosa significa? Significa che io, se ho il 15, ok, quindi posso andare a caricare un log, ma se io non ho il 15 non posso andare a inserire un preset con scritto log, devo andare per forza qui in 709. Ci sono due formati, comunque il più compatibile sicuramente Cube, e non faccio altro che andare a selezionare, vedete che qua è 709, queste sono, vabbè, colorazioni loro, ovviamente c'è una tabella che adesso non vi sto a tirar fuori, anche perché non so neanche dove sia, col numero che praticamente rappresenta una colorazione specifica. Una volta selezionato vado in apri e praticamente vengono ovviamente importate nella lista che abbiamo visto precedentemente, quindi non faccio altro che andare a selezionare i LUTs che io voglio, ok, inserire nel mio filmato, e il gioco è fatto. Vado indietro, lascio spuntata, ok, questa diciamo questa voce, non lo voglio applicare, però adesso vi faccio vedere una cosa. Se io vado adesso qui, ok, vedete che c'è questo simbolino qua, metto la mano così ve lo vedete, vedete, questo simbolino qua vuol dire che il mio LUTs è praticamente in visione, cioè io lo sto vedendo sullo schermo, perché ho praticamente flaggato quella voce lì. Come la vado a levare? Adesso vi faccio vedere. Come la vado a levare? Torno in camera, vedete che non c'è più, ok? E la stessa cosa la possiamo fare di qua. Andiamo in questo menu, andiamo in fondo, che ci sono proprio i LUTs, e qui lo vado a di nuovo abilitare. Quindi avete visto che c'è di nuovo il simboletto. Quindi questo riguarda solo l'abilitazione a schermo. Mentre, come abbiamo visto prima, dobbiamo, per abilitare ovviamente la registrazione sul filmato stesso, dobbiamo andare a abilitare questa voce. Ma io adesso non lo farei, visto perché poi andrò a fare adesso due prove, il tempo è quello che è, due prove ovviamente con l'applicazione dei LUTs e una senza, e poi ovviamente faremo la stessa applicazione dello stesso LUT in LumaFusion, per vedere che cosa comporta. Ovviamente farò un po' di come dire, andrò a pulire un po' la cartella, anzi vi faccio già vedere come si possono cancellare. Non si fa altro che andare qua e andare sulla X, ok, vado sulla X e quindi posso eliminare il LUTs che non mi serve più. Quindi, oppure andiamo nella cartella, diciamo, della di Blackmagic, andiamo a caricare LUTs. Ecco, la stessa cosa qui, possiamo caricare ovviamente l'Apple Log, ok? Quello che possiamo scaricare ovviamente gratuitamente, lo possiamo importare direttamente qui. È il momento di andare nella parte pratica, ecco, io ho messo due arancette qua, togliamo un po' i bicchieri dal tavolo, scusatemi ma fuori c'è troppa luce e non riesco a vedere bene, quindi perdonate questa mia handicap. Allora, innanzitutto vado a regolare il bianco, ok, su ombra, perché mi sembra che i colori vengano meglio. Vado ovviamente a prendere l'esposizione sulle arance, vado a sbloccare la messa a fuoco, ovviamente,
e vado nelle impostazioni. Nelle impostazioni mi trovo in LUTs e vado a scegliere la mia colorazione. Ecco, io ho trovato queste due in fondo, vedete queste due che sono contrassegnate con una U e prendete un trattino. Penso che siano proprio della Blackmagic perché B Magic Design, diciamo che è questa. Installo questo, innanzitutto vi faccio vedere che ovviamente se io non vado a flaggare display non posso ovviamente poi registrare, ok? Quindi se tolgo display ovviamente la registrazione non c'è. Tolgo ovviamente la registrazione, vado a fare così e vado a vedere ovviamente la LUT, tolgo, metto. C'è una poca differenza, vado a caricare l'altra, sempre questa che mi pare della Blackmagic, ok? Forse i contrasti sono migliori, ovviamente, poi ovviamente se ne possono scaricare tante e provare, ok? A seconda della propria esigenza. Allora, vediamo un po' qua. Ecco, c'era una, non so se lo, ecco, Oranges, guarda un po' questa, vediamo un po'. Questa dovrebbe enfatizzare, non enfatizza niente. No, enfatizza. Ecco qua. Avete visto col piccolo flash quando si registra? Questa deve essere una bug di sistema. Ecco, questa è una clip registrata senza le LUTs, ok? Ora andiamo qua e andiamo a fare così, a mettere ovviamente la LUTs anche sul video e andiamo a registrare per confrontarle ovviamente. Vedete il piccolo flash? Bisogna che vi fermate, ok? Aspettando il flash per poi riprendere ovviamente la registrazione senza paura, ok? Senza paura, che forse la flashata non ci sta. Ok, stop, la vado a levare un po', sono un po' maldestro, un po' di differenza c'è, sottile, sottile. Ora questa è con la LUT e questa è senza. Beh, la differenza si vede, ok? Si vede. Allora, in LumaFusion voglio fare questa prova, ok? Questa, vedete, questa ovviamente è la clip con il filtro applicato, si vede benissimo, e invece questa no. Quindi cosa voglio fare? Io voglio andare ad applicare la stessa LUT, ovviamente in LumaFusion. Quindi appena l'ho caricata, io vado all'interno del, anzi ci posso andare subito, vado all'interno delle LUTs e vado a caricare proprio quella LUTs che praticamente ho messo sulla Blackmagic. Quindi vado qua, vado più, vado a importare, io ce l'ho su file ovviamente, ce l'ho dentro, le ho messe qua per praticità, qua, e deve essere orange. Allora, vediamo dove è. Allora, color forse era. Vediamo un po', color era qua. Vediamo se c'entra. Ecco qua, orange, eccolo qua. Orange Cube. Vado ad aprire e vado a importare la stessa LUTs, ovviamente in LumaFusion. Adesso devo andarla solamente a chiappare, eccola qua. Ok, l'ho applicata. Togliamola, mettiamola, vediamo un po'. Ok, adesso vado indietro e confrontiamo le due clip. Ok, mettiamo una sopra l'altra. Questa è quella praticamente fatta da LumaFusion. E quest'altra è quella fatta da Blackmagic. Appena la caricata la proviamo. Allora, innanzitutto mi posiziono qua nel mixer di LumaFusion, così vado a sull'occhio. Questa è quella Blackmagic e
E questa è fatta. No, sì, ok. E questa è con l'omofrigio. Vedete, una netta differenza c'è, ma è anche, diciamo, data dalla luce, ma i colori delle arance, secondo me, sono abbastanza veritiere. Ok, quindi si può, come dire, colorare sia in post-produzione che ovviamente su filmato già con Blackmagic. Come ho detto, se fate ovviamente qualcosa di, come dire, che deve essere già finalizzato. Ok, già finalizzato. Bene ragazzi, oggi abbiamo imparato come utilizzare le LUTs su Blackmagic. Come vi ho detto all'inizio e ve lo ripeto, l'unico smartphone, l'unico iPhone che può registrare in log, cioè grezzo, è l'iPhone 15. Gli altri possono registrare con lo spazio con la 709, quindi non è proprio un filmato grezzo, ma ovviamente è uno spazio colore abbastanza utilizzato anche diciamo, per le realizzazioni di serie TV, film e ovviamente programmi, quindi eccetera eccetera. È stato sempre usato fino a ieri, quindi diciamo che possiamo essere soddisfatti di questo spazio colore. Certo, gli iPhone 15 ovviamente non avrebbero avuto senso farli e comprarli se non avessero avuto ovviamente almeno una particolarità in più. Però tutto sta un po' all'esigenza e non focalizziamoci troppo sulla qualità, perché tante persone non è che fanno caso, soprattutto clienti, a queste cose, e più diciamo, si fa più caso al filmato come è stato girato, ok? Poi la colorazione è per i coloristi, per le cose un pochino più da film, ecco. Però diciamo, possiamo fare dei bei lavori anche con lo spazio colore Rec 709. Bene, quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere, vi raccomando, e poi se volete iscrivervi al canale, questo è il momento. Se volete imparare a usare Blackmagic, ovviamente nel limite dei tutorial, date uno sguardo a tutta la playlist. Io vi aspetto nel prossimo video, ci vediamo presto, l'ho già detto, ma ci vediamo presto.